Oh, questa è la Venere di Ohlfels, è stata ritrovata in Germania nel distretto di Tubinga nel 2006, 2008, è stata datata tra i 30.000 e i 40.000 anni fa. Si può ritenere quindi la più antica rappresentazione del corpo umano ritrovata finora. È una statuetta in avorio di mammut di circa 6 cm, risalente al periodo aurignaziano, nel Paleolitico superiore. Le altre cosiddette Veneri, come la Venere di Willendorf, sono posteriori di almeno 5.000 anni. Se possiamo andare avanti, grazie. Oh, in questa immagine invece possiamo vedere un'opera dell'artista Gunther Voragens. Particolarità di quest'opera è che il corpo umano esposto non è una riproduzione. Si tratta di un corpo di un cadavere, sottoposto ad un procedimento chiamato plastinazione, che sostituisce i liquidi con dei polimeri di silicone. Entrambe le immagini hanno come soggetto il corpo umano, ma la rappresentazione dello stesso è evidentemente molto diversa. Possiamo anche toglierla, grazie. Vorrei iniziare questo mio intervento con una semplice constatazione. In questo preciso momento non potrei essere qui e parlare davanti a voi se non avessi una rappresentazione del mondo che mi circonda e aggiungo se non avessi una rappresentazione del mio corpo o di ciò che reputo come il mio corpo. Queste rappresentazioni le posso giudicare complete o vaghe, dettagliate o imperfette, infedeli o discutibili, ma resta comunque il fatto che senza queste rappresentazioni non potrei essere qui in questo momento. Lasciatemi dire che questa struttura di rappresentazioni agisce anche in voi, certamente non la mia, ma le vostre rappresentazioni, vi hanno permesso di essere qui in questo momento. Ovviamente, quando mi riferisco alla rappresentazione, intendo la capacità di immaginare. Ovviamente non mi riferisco soltanto alle immagini visive, ma anche a quelle uditive, tattili, olfattive, gustative, cinestesiche e aggiungo anche della temporalità. Questa constatazione raggiunge la banalità quando abbiamo a che fare con la rappresentazione del mondo. Noi tutti credo che almeno una volta nella nostra vita ci siamo disillusi, ricreduti, disincantati di fronte ad un mondo che non rispondeva più alla precedente rappresentazione. Sono quei momenti in cui abbiamo l'esperienza viva che il mondo che credevamo reale, concreto, affidabile, è invece una rappresentazione della coscienza. Ovviamente mi riferisco a quei momenti della vita in cui ci rendiamo conto che le cose nel mondo non vanno o non sono come immaginavamo. Quello che più mi preme qui evidenziare è che se da un lato c'è chiarissimo che che con il mondo sono in gioco delle rappresentazioni, ci rimane invece meno chiaro che queste sono in gioco anche quando mi riferisco al corpo. Voglio dire, che ci capita più raramente di interpretare il proprio corpo come una rappresentazione. Ci guardiamo allo specchio, osserviamo il nostro aspetto esteriore, alla ricerca di variazioni rispetto all'immagine di sé. E al massimo ci prendiamo cura del corpo per sconfiggere o scongiurare la malattia o la vecchiaia. Nulla di tutto ciò però ci fa sospettare che siamo di fronte ad un complesso di rappresentazioni. È un po' come se ci vedessimo da fuori, è un po' come se ci stessimo osservando da fuori. Rendici conto che l'esistenza è concomitante ad una struttura di rappresentazioni ci porterebbe a chiedere come questa struttura di rappresentazioni si configura. Ma rispondere a questa domanda, secondo me, ci allontanerebbe dal tema di questo intervento. Mi limiterò a dire che se c'è una rappresentazione, questa si deve collocare necessariamente in uno spazio. In uno spazio di rappresentazione, appunto. E che la qualità e i tipi di rappresentazione si configurano in relazione all'intenzionalità della coscienza e per pressione del mondo sul corpo.
Riguardo il concetto di spazio di rappresentazione, inviterei ad approfondire gli studi di Mario Rodriguez Cobos, più conosciuto come Silo. In verità, in questa sede mi interessa in maggior modo rispondere ad un'altra domanda. Dove? Dove sorge questa struttura di rappresentazioni? La mia risposta è nel corpo. Risposta apparentemente banale. Cioè, banale perché nessuno si sognerebbe di affermare che le rappresentazioni sorgono fuori dal corpo. Ma come posso affermarlo con tale sicurezza? Ogni rappresentazione, e lo stesso vale anche per la rappresentazione che ho del mio corpo, comporta un'estensione, un contorno, un limite. Per il corpo il limite è dato dall'organizzazione, fatta dalla coscienza, dei dati che arrivano dal senso tattile, in altre parole dalla pelle. La rappresentazione di quei dati sviluppa un fuori e un dentro, ed è proprio in questo dentro che registro quel corpo, quelle rappresentazioni, scusate, quindi nel corpo. Se questo è vero, posso affermare con relativa tranquillità che le rappresentazioni sono nel corpo, ma fin tanto che ho una rappresentazione del corpo con un limite. Ovviamente questo limite posso ampliarlo o restringerlo. Da questo si evince qualcosa di paradossale. Il dove, il luogo in cui sorgono le rappresentazioni, è esso stesso una rappresentazione. Ora, tornando indietro un momento, abbiamo detto che senza la rappresentazione del mondo e del corpo nulla ci sarebbe possibile. Ma adesso aggiungiamo che le rappresentazioni sorgono nel corpo e che questo corpo è esso stesso una rappresentazione. Queste affermazioni da un lato pongono il corpo al centro e fondamento dell'esistenza umana, dall'altro, in qualche misura, mettono in discussione quel limite epiteliale che definisce il corpo, il confine tra corpo e mondo, tra corpo e mondo. Ora, non vorrei soffermarmi sulla questione del limite, anche se tutto ciò mi affascina moltissimo. Vorrei invece prendere in considerazione il corpo dal punto di vista esistenziale, e sottolineo esistenziale. In questo senso il corpo da un lato lo registro nel mondo, dall'altro ne ho un registro totalmente diverso rispetto a tutti gli altri fenomeni ivi presenti. Innanzitutto mi accorgo che ne ho un'esperienza immediata. Immediata è anche la sensazione di dolore e piacere. Immediata è la disponibilità che ho di esso per agire nel mondo. Infine, attraverso il corpo, riesco ad avere un vissuto dei fenomeni esterni ad esso. Caratteristica fondamentale del corpo è quella di direzionare attraverso il sistema nervoso alcune funzioni dell'intracorpo, come il pensare e il sentire, e alcune funzioni più esterne, come il sistema di tensioni muscolari che permette il movimento nel mondo. Chiamiamo questa capacità di direzionare intenzionalità. L'intenzionalità è come un proiettile tracciante che indica l'obiettivo, è portatrice di senso. L'intenzionalità mi permette di estendere le possibilità del corpo utilizzando oggetti come protesi esterne, trasformando il mondo naturale, e aggiungo, la sua stessa struttura psicofisica. Infatti oggi esistono apparati che suppliscono a deficit fisiologici o psicomotori, si è in grado di cambiare la chimica del sistema nervoso centrale e del funzionamento ormonale, e infine di operare sul codice genetico. L'era del cyborg o del fiborg, che fino a poco tempo fa sembrava solo relegata alla fantascienza, in realtà è già cominciato da un pezzo. Grazie a questo tracciante, questo marcatore, sono in grado di distinguere nel mondo ciò che è umano dai fenomeni naturali. L'intenzione che colgo in me la riconosco anche in altro da me, nelle espressioni corporee di altri esseri umani, nei comportamenti di altri esseri umani, ma anche in tutti quegli oggetti che reggono quel marchio.
Si costituisce quindi una rappresentazione del mondo in cui differenzio, come affermava già Silo, tra un paesaggio umano e un paesaggio naturale. Un paesaggio in cui intuisco un'intenzione umana e un altro in cui invece mi rimane difficile leggere la direzione. Il corpo quindi si trova in un paesaggio naturale, ma soprattutto in un paesaggio umano, il quale è fondamentalmente un paesaggio storico-sociale. Cioè un complesso intreccio di relazioni umane e oggetti che convivono, in cui convivono, scusate, diverse intenzioni lanciate in momenti differenti, momenti storici differenti. In questo paesaggio opera il corpo e nello stesso tempo il corpo stesso è bersaglio, per tornare all'esempio di prima, di quei traccianti provenienti dal paesaggio esterno. Proprio questa lettura dei fenomeni mi permette di incorporare la temporalità, di sperimentare e rappresentare lo scorrere del tempo fino a scontrarsi con la finitezza temporale del corpo, in altre parole, la morte. In sintesi, parliamo del corpo, quello umano, come di un vissuto, con la capacità di direzionare se stesso, di estendere le sue possibilità attraverso l'utilizzo di oggetti e di incorporare la dimensione temporale fino a consentirgli di prevedere un futuro più o meno remoto e di agire in conseguenza del piacere e del dolore che questo comporta. Il corpo è quindi, pur se sottomesso a condizioni naturali, la più alta rappresentazione di libertà, una libertà che chiede il superamento del dolore e della sofferenza. Purtroppo in questo tentativo di superamento del dolore e della sofferenza si arriva a rappresentare il corpo dell'altro come un'estensione della propria intenzionalità. Si arriva a svuotare il corpo dell'altro della sua intenzionalità. Si avvia un processo di reificazione, di cosificazione del corpo dell'altro che termina con la reificazione di se stessi. In sostanza si reifica il corpo. Qui è la radice della discriminazione e della violenza in tutte le sue forme e manifestazioni. Ma se tutto ciò ha un fondo di verità nell'esperienza, siamo portati a concludere che tutto sia riconducibile al corpo, alla materia. Ebbene sì, materia, non solo rappresentazione. Il corpo esiste, non si può negare la terra. Ma non di meno siamo lontani da una visione materialista e determinista, cioè da quel razionalismo che ha visto il corpo solo come membra, come carne e ossa, come macchina più o meno perfetta da manipolare o controllare, o infine come una manifestazione di una animalità, crogioli distinti da domare. Siamo altresì lontani dalla metafisica che rappresenta il corpo come ingombro e impedimento, fonte di peccato e prigione dell'anima o dello spirito. Siamo lontani da certe mode del momento in cui la reificazione mascherata da cura per il corpo raggiunge nel campo dell'alimentazione e della sessualità espressioni parossistiche e in qualche caso pericolosi per il corpo stesso. In sintesi, siamo lontani da un pensiero che ha rappresentato il corpo all'interno di una gerarchia nella quale risultava sempre subalterno a qualcos'altro. Al vertice di questa gerarchia a volte troviamo la physis, cioè la natura, e a volte troviamo il divino, ma spesso questi diventano sinonimi tra loro. Il controllo e l'annichilimento del corpo ha trovato giustificazione in un supposto ordine naturale, che poi non era altro che un supposto ordine divino. Naturali erano le popolazioni da assoggettare, come invece innaturali continuano ad essere giudicati alcuni orientamenti sessuali o una certa ricerca genetica. Il corpo quasi mai è stato al centro dell'esistenza. Se questo non è accaduto, lo dobbiamo al fatto che quel pensiero che pone la centralità del corpo all'interno della dimensione esistenziale, che lo rappresenta come il fondamento dell'umano, un pensiero che non separa dicotomicamente la mente dal corpo, l'intracorpo dal mondo, il corpo dallo spirito, un pensiero che non reifica il corpo, è un pensiero che si scontra con lo stabilito, con il potere. Un potere che ha visto nel corpo il suo peggior nemico. Non è dato sapere con certezza come iniziò il tutto, ma alcuni studi sul campo lasciano pensare
che fu concomitante al processo di addomesticamento della natura che attuarono i primi nuclidi umani. L'addomesticamento delle acque, del fuoco, delle piante, degli animali e di altri umani è concomitante al sorgere di un'organizzazione sociale in cui si differenziano funzioni tra gli appartenenti al clan. Si differenziano ruoli. Questo addomesticamento non solo si imponeva dall'esterno, ma per essere efficace necessitava di una condivisione da parte dell'individuo, una sorta di auto-addomesticamento del proprio corpo. Raggiungere nell'addomesticamento del corpo gli attuali livelli di raffinatezza a cui si è arrivati nella nostra società ha richiesto il sangue di innumerevoli generazioni di umani. Questa graduale sconnessione del corpo, dal corpo, questo oscuramento del fondamento, questo allontanamento dall'umano, dal motore del senso dell'esistenza, non poteva, di fronte alla finitezza della morte, che produrre quello che Nietzsche chiamò ressentiment, risentimento. Cioè quel sentimento che termina in un nichilismo senza via d'uscita, che ha come bersaglio il corpo, inteso in ultima analisi come il colpevole della sconfitta contro la morte. Per concludere, sto affermando una rappresentazione del corpo diversa e, se volete, più estesa. Se è vero che il corpo è in grado di manipolare e costruire oggetti per superare le condizioni di disagio provenienti dal paesaggio esterno, se è in grado di essere e fare il tempo, allora non mancherà molto che questo corpo riesca a creare nel suo paesaggio interno, nel suo profondo, le forme che lo porteranno ad un salto evolutivo. Un nuovo corpo è alle porte. Un umano come mai l'abbiamo conosciuto si intravede all'orizzonte. Vorrei quindi terminare questo mio discorso con alcune parole del monaco buddista Thich Nhat Hanh. Egli disse: la mia mano destra ha scritto molti poemi che io ho composto. La mia mano sinistra invece non ha scritto nessun poema. Però la mia mano destra non dice: mano sinistra, tu non servi a niente. La mia mano destra non ha nessun complesso di superiorità e per questo è molto felice. Nello stesso modo la mia mano sinistra non ha nessun complesso di inferiorità. Pertanto nelle mie mani esiste una saggezza conosciuta come la saggezza della non discriminazione. Ricordo un giorno in cui stavo battendo su un chiodo e la mia mano destra non fu molto precisa e invece di colpire il chiodo mi prese un dito. Lasciai il martello affinché la mia mano destra si prendesse cura della mia mano sinistra. Lo fece con molto affetto, come se si occupasse di se stessa. Tuttavia non le disse: mano sinistra, sai che io, la mano destra, si è presa cura di te. Bisogna che te lo ricordi e in futuro devi restituirmi il favore. Loro non pensano così. E la mano sinistra non disse alla mano destra, tu mi hai fatto molto male, dammi il martello, voglio giustizia. Questo perché sanno che sono unite e sono uguali. Ed io aggiungo, quelle mani sono il corpo è la via. Grazie.